Joe? Secondo me, uno di questi giorni finirai arrostita, Lisa. Dormito bene? Io dormo sempre bene. Allora ce l'abbiamo una cosa in comune. No, andiamo, ricomincio adesso. Ricomincio, sì, ti devo parlare di una cosa. Non puoi rimandare? No. Andiamo, ho un sacco di cose da fare. E poi domani partiamo per l'Europa, te lo ricordi, Lisa? No, sei tu che parti per l'Europa domani, Joe. Vuoi dire che non vieni? Mm-hmm. Che è successo? Ormai l'abbiamo deciso da settimane, è tutto pronto. E poi ho bisogno che tu mi curi le pubbliche relazioni in questo viaggio. Quando avrò sistemato le filiali in Inghilterra e in Francia... Io sarò a Reno. Reno? E non avrò bisogno di te per le mie pubbliche relazioni. Non starei mica scherzando. Non sto affatto scherzando. È il nostro matrimonio che è stato uno scherzo, anzi un brutto scherzo. Ne ho abbastanza, Joe. Voglio cominciare una nuova vita, da adesso. va bene. Chi è l'altro? Ah, come sei meschino, non cambierai. Sei sempre il solito Crumiro. Non c'è nessuno per ora, è solo che voglio essere libera. Lo sai che fra noi è finita, no? Marin, cerca di essere seria. Io sono seria. Molto seria. Ok. 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 Vuoi divorziare? Quanto vuoi? Sei sempre lo stesso, la vita per te è solo una trattativa da fare. Anche la tua, parliamoci chiaro, piccola. A che tipo di accordo hai intenzione di arrivare? Voglio la metà. La metà? La metà di cosa? Delle Brisson Industries, o l'equivalente in contanti. Perché ridi? Tu sei matta. Perché? Io ti ho aiutato a costruire il tuo impero. Senza di me, senza i miei consigli, tu saresti ancora in quella fabbrichetta che hai portato via al proprietario, Duncan Beerings, New Jersey, mentre oggi vali miliardi. Tesoro, tu stai dando i numeri. Lo capisci che nessun tribunale... Tu non puoi permetterti di arrivare in tribunale, no. Joe. Pensa alle conseguenze sulla tua posizione, i tuoi affari, le nuove filiali oltreoceano. Se quelle lettere fossero lette e fossero pubblicate sui giornali... Lettere? Che lettere? Le lettere che hai scritto alla tua amichetta Anna lo scorso anno quando andò a trovare i suoi amici in Germania. Avresti fatto meglio a dirle di bruciarle. E non mi riferisco solo alle tue ridicole dichiarazioni di eterna passione, ma a quell'assurdo resoconto. Resoconto? Di che cosa stai parlando? Hai cancellato tutto dal cervellone? Hai annotato con tanto di dettagli la tua ascesa alla fama e alla fortuna. Gli imbrogli, i ricatti, violenze, porcherie, intimidazioni, insomma tutto quello che hai fatto lo hai messo nero su bianco, come se ne andassi orgoglioso. Hai perso la memoria, tesoro? Chi te le ha date? Posso sapere come le hai avute? Erano in una cassetta. No, come? Chiedilo ad Anna. Sei una lurida bastarda. E tu sei un farabutto. Dovevi restare a fare il Crumiro. Ne riparleremo stasera. Joe! La mia piccola gattina. È ora di svegliarsi, piccola. Ma che c'è, Joe? Che succede? Le mie lettere, tesoro, dove sono? Ma qui, dove vuoi che sia? Credevo di averti detto di bruciarle. Sì, è vero, me lo hai detto, ma io non l'ho fatto. E adesso ce le ha mia moglie, in una cassetta di sicurezza. Ma è ridicolo, Joe. Non può averle lei, sta mentendo. Te lo posso provare, lo vedrai con i tuoi occhi. Non me la sono sentita di bruciarle, Joe. Valgono troppo per me. Ma come? Erano qui. Anna, pensaci bene. Chi è stato qui? Quando? Come? Il signor Brisson non è ancora arrivato. L'appuntamento era per le 10. Sono già le 10:10. Allora è lei in ritardo, signor Duncan. No, è lui in ritardo.
Ed è mancata la luce? Sì, ed è venuto un uomo, un elettricista, per controllare le valvole. Sì. Quando è successo? Quasi subito dopo il mio ritorno dalla Germania. E ti hai riportata dietro tutte le mie lettere? Ma certo. Se tu fossi tornata nell'appartamento che ti ho preso invece che in questo buco. Ma questa qui è casa mia, Joe. Ok. E quel tizio, il falso elettricista? Lui si è fatto riconoscere. Aveva perfino un biglietto del padrone di casa. Oh, figuriamoci. E poi che è successo? E poi sono dovuta uscire. Tutto a un tratto, all'improvviso? Ma sì, cosa c'è di tanto strano? Sì, va bene, va bene. E perché? Beh, c'è stata una telefonata dall'ufficio di collocamento. Richiedevano una stenografa. E così sei uscita. Ma certo, avevo bisogno di... Avevo bisogno di lavorare. Questa storia ci procurerà un mare di guai. E l'hai avuto il lavoro? No. Quando sono arrivata, l'impiegato mi ha detto che il posto era già stato occupato. È ovvio. E quando sei tornata qui, il guasto era stato riparato e l'elettricista era sparito. Sì. Oh, scusami, Joe, ma come potevo immaginare? Usando il cervello. Ecco come. Signor Brisson. Signor Brisson? Sì. Il signor Duncombe sta ancora aspettando, signor Brisson. Mi ha detto che sono occupata tutta la mattina. Ma insiste che urgente... Beh, glielo dica di nuovo. No. Gli dica di entrare. Subito, signor Brisson. Grazie. Bene. Ho cambiato idea, Duncombe. E chiunque non cambia idea di fronte alle difficoltà deve essere un pazzo, giusto? Sono d'accordo, signor Brisson. Sono venuto a chiederle proprio di cambiare idea. A proposito di che? A proposito della Duncombe Bearings, della mia fabbrica. La sua fabbrica? Oh, no. C'è un errore, Duncombe. La mia fabbrica. Ma comunque è un'attività marginale. Non è più produttiva e io non posso più esserne garante. Lei voleva chiuderla fin dall'inizio, dica la verità. Lei l'ha rilevata dicendo che l'avrebbe mandata avanti con me come direttore e adesso la chiude. Lei ha rovinato me e la nostra città. La fabbrica dà lavoro a 2000 operai. Sì, ma se la prenda col mio socio, Duncan. Il suo socio? Sì, mia moglie Elise. Vede, la chiusura è stata una sua idea. Le Brisson Industries stanno attraversando un periodo di crisi. Noi tagliamo le passività e così ci mettiamo a posto con le tasse. L'idea è di Lise, legale al 100%. È tutto perché sua moglie ha creduto opportuno ricordare che il nonno di Lise era un rigattiere e non un aristocratico di Back Bay, come Lisa vorrebbe far credere. Lei è un lurido imbroglione. Sua moglie non c'entra. Voi siete d'accordo? Io lo so come ha cominciato Brisson. Fece fallire uno sciopero nella fabbrica di Angus Miller, arrivando così da crumiro a presidente. Sono stato minacciato da altre pistole. Non da questa, però. Stia seduto e non si muova. Non faccia idiozie, Howard. Insomma, perché vuole rovinarsi la vita solo per sfogare la sua rabbia sulla persona sbagliata? Non dica sciocchezze. Lei mi ha rovinato. Io mi sono indebitato. Mia moglie ha bisogno di essere curata e la nostra città ha bisogno di quella fabbrica e quindi sono pronto a dare la mia vita per loro. Ma se va a finire sulla sedia elettrica, che cosa gliene viene a lei o agli altri? Usi il cervello, Howard. L'ho fatto, ho l'assicurazione sulla vita. Io adesso la uccido. Prima che la ritrovino io sarò già lontano dalla città. Raggiungerò l'autostrada e comincerò a percorrerla. Dopo 10 miglia c'è una curva e un profondo burrone. Lo affronterò a 100 chilometri all'ora. Con la morte accidentale si raddoppia l'assicurazione.
E così la mia famiglia avrà da vivere. E senza la sua influenza il consiglio di amministrazione non chiuderà la mia fabbrica. Come vede, è una buona soluzione. Se vuole sparare con una pistola, Howard, forse è meglio se prima toglie la sicura. Ora vediamo di rinegoziare l'accordo, va bene? Se è così ansioso di uccidere qualcuno, ho una interessante proposta per lei, allora mi ascolti attentamente. Vede, mia moglie è una donna molto abitudinaria. Tiene molto al suo aspetto. Dice che dormire fa molto bene. Va a letto alle 11:30. E prima di mezzanotte è già addormentata. Accetto le tue scuse, Joe. Bene. Sono felice che tu sia d'accordo con me. Anch'io. Ricorda, niente pubblicità. Tu torni qui domani notte, mentre io salperò con la Queen Mary. Ho capito, Joe. Il giorno dopo io vado a Reno e prendo una camera in albergo dando un falso nome. Esatto. Terremo tutto molto segreto finché non avrò concluso i miei affari in Inghilterra e in Francia. E così tu potrai avere il 50% di tutto. E le lettere? Oh, beh, le terremo nella cassetta di sicurezza finché io non torno e poi le bruceremo insieme. Ok. Al 50%. La giusta metà. Festa da ballo con Henry Hall e la sua orchestra continua nel Salone Rosa. I passeggeri di prima classe sono invitati al casinò sul Ponte A. Sono le 23:15. 45 minuti. Chi è? Signora Brisson, la prego, devo parlarle. Chi è lei? Anna Kleiber. Perché dovrei parlare con lei? Oh, lo so che è tardi, ma è molto importante. Si tratta delle lettere di Joe, la prego. Io sto per partire. Prometto di non trattenerla a lungo. Le concedo 5 minuti. Thank you.
Non riesco a capire il senso della sua proposta, signorina Kleiber. Non è difficile. Io le ho detto che amo Joe, ma che lo lascerò andare. Il nostro rapporto era sbagliato. Non lo capisce, signora? E lo lascia tornare da me? No, no, non è proprio così. No, volevo dire che... Ma vuole indietro le sue lettere? Sì. E le prometto che non lo vedrò e che non lo cercherò mai più. Vuole propormi un affare? No. Io sto cercando soltanto di dirle che mi dispiace per tutto quello che è accaduto. Ma le lettere di Joe hanno un grande valore per me, signora Brisson. Anche per me, signorina Kleiber. Lei si è trattenuta abbastanza. Anche ma lei non capisce. La sua proposta non mi interessa, signorina Kleiber. E sa perché? No. Perché io non lo voglio indietro, mio marito. Ha perso il suo tempo e mi dispiace per lei. Joe non significa nulla per me. Ma le sue lettere, beh, sono tutt'altra cosa, capisce? Buonanotte, signorina Kleiber. Se fossi in lei, signorina, prenderei la metropolitana, è piuttosto tardi. È più sicura. Vorrei fare una chiamata da nave a terra. La metto in contatto con la stazione radio, signore. Grazie. Pronto? Sono la signora Brisson. Qui è la Queen Mary. Parli pure, signora. Cosa c'è? Che è successo? C'è qualcosa che non va? Lisa? Joe. Sta calma, Lisa. Non è successo niente. Volevo solo accertarmi. Volevo solo parlarti. Tutto qui. Oh. Stavo dormendo. Non pensavo che chiamassi così presto. Lo so. Ho solo dimenticato di chiederti dove posso chiamarti a Reno. Oh, non lo so ancora. Perché? È importante? Ma certo, insomma, devo farti sapere quando avrò chiuso i miei affari. Ok, appena avrò trovato l'albergo, ti telegrafo. Oh, a proposito, caro, ti farà piacere sapere che ho ritirato $10,000 dalla banca per coprire le spese a Reno. Sono un po' tanti, non trovi? Ho una montagna di cose da comprare. Io... Oh mio Dio, Joe! Che c'è? Joe! 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 Ah! La missione è compiuta. Rilassati. Calmati. (Ride)
È fatta. Sì? Signor Brisson? Oh, e lei chi è? Mi chiamo Harrington. Ho un messaggio per lei da sua moglie. Mia moglie. Ecco a cosa le servivano i $10,000. Ho accettato l'incarico e devo eseguirlo. Senta, signor Harrington, io le posso dare il doppio. Oh, signor Brisson, sono già stato pagato.